Leggo i suoi fumetti da oltre 40 anni, pittore, illustratore, fumettista, un tre chiacchiere che volevo fortemente, del quale sono veramente, veramente molto contento, perché lui è uno dei grandissimi nomi del fumetto italiano ed internazionale. Dopo aver visto la chiacchierata, non vi perdete il finale. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Tre Chiacchiere con. Oggi sono molto molto contento di avere Massimo Rotundo. Grazie mille per aver accettato. Salve a tutti. Sono molto contento perché a parte il Maxi Tex che è appena uscito, ma sono molto contento perché è un nome che io leggo fumetti da una vita ed è un nome che mi ha accompagnato nel mio percorso da lettore di fumetti, mi ha accompagnato. Quando adesso sono andato a studiare un pochino e sono andato a vedere, ovviamente che non, tu hai fatto 4 miliardi di cose, quindi per cercare almeno di dargli un ordine cronologico, ho detto è vero quello, perché insomma mi ricordo da tutte le cose, tutte le case editrici passate con cui hai lavorato. Ma io partirei dall'odierno, da quello che c'è in edicola. Sì, da questo Maxi di Tex. Ormai è lunga, perché saranno passati quasi 40 anni dalle prime cose che ho pubblicato. Poi le prime cose che ho pubblicato significa che già lavoravo prima, perché non è che si pubblica così casualmente. Diciamo che uno comincia a disegnare e pubblica. Certo, no? C'è stato tutto un percorso scolastico, rifiuti, delusioni. E poi le prime cose che ho pubblicato non è che erano un granché, insomma, quindi... Parliamo di Lancio Story? Lancio Story, perché ecco, questa è stata la mia fortuna, nel senso che Lancio Story in quel periodo pubblicava delle cose veramente belle, quindi il confronto con certi autori, specialmente quelli argentini, era duro. Però questo mi ha permesso di essere, come posso dire... molto severo con me stesso, quindi qualche volta mi pubblicavano la storia, qualche volta invece la dovevo correggere. Insomma, piano piano sono migliorato attraverso una rivista importante, non facendo cose, diciamo così, surrogati vari, eccetera. Ho fatto qualche fanzine prima, ma in realtà io ho pubblicato la prima cosa su Repubblica con Forattini, facendo delle vignette di satira politica. Poi erano anche carine, devo essere sincero, ne hanno pubblicate diverse, perché provavo a disegnare anche con lo stile umoristico che adesso mi riesce di meno, però era difficilissimo, cioè nel senso che dovevi leggere per tutta la settimana tutti i giornali politici, le interviste, certo, eccetera. Poi per fare una vignetta pubblicata dietro c'era un lavoro madornale, quindi amando anche il fumetto realistico sono andato a cercare lavoro in altri lidi. Questo è un po', sono i miei inizi. Ma anche perché una vignetta umoristica politica, penso che uno non solo si debba documentare sui fatti della settimana, ma se quel fatto ha radici precedenti deve anche andarsi a documentare su... Poi avevo 20 anni, quindi esatto, una maturità... un po' politica l'ho fatta, perché vengo dalla generazione degli anni 70, insomma, dove la politica era dappertutto, quindi poi era anche un argomento che mi interessava, però non ero molto portato, diciamo, perché forzavo un po' il modus operandi leggendo le interviste di Andreotti, di Fanfani, eccetera, con molto sforzo e con un po' di sofferenza, quindi insomma in un anno poi ho lasciato perdere. Poi il satirico ha continuato con grandi autori, assolutamente. Poi sono passato al fumetto avventuroso, realistico, che è quello che mi si addice di più. E mi dà Lancio Story e poi mi dà Heavy Metal, Guarda, io Lancio Story in pratica l'ho pubblicato dappertutto ormai. Sì, esatto. Non sempre con esiti favorevoli, però tra giornali, riviste, pubblicazioni, libri, eccetera, eccetera. Quindi forse è anche la mia natura, non lo so. Però insomma, essendo un autore, insomma, un disegnatore poliedrico,
ho pubblicato veramente dappertutto. E quando è stato però il momento, cioè allora la pubblicazione che uno dice allora lo posso fare di lavoro, può funzionare? È una bella domanda questa. Me lo sono chiesto diverse volte, i momenti di svolta sono stati tanti, però francamente quando ho pensato che potevo avere, come posso dire, un ruolo nel mondo del fumetto è quando hanno cominciato a pubblicarmi le cose in Francia e anche quelle che mi scrivevo da solo. Lì ho pensato, insomma, ho raggiunto una certa maturità sia grafica, stilistica, eccetera, quindi ho capito che poteva essere il mio lavoro futuro, potevo puntarci con una certa sicurezza. Ecco, diciamo, la svolta è stata quando hanno cominciato a comprare dall'Italia attraverso Comic Art, oppure il mio agente a cui ero molto affezionato, Aurelio Staletti, che le vendeva un po' da tutte le parti, insomma, cosa infatti, che adesso succede un po' meno. Infatti mi stavo chiedendo come fossi arrivato in Francia, come eri arrivato al mercato francese. Guarda, era il periodo delle riviste, per cui uscivano storie molto interessanti, tante non erano, parte del Frigidaire, non erano storie sperimentali, erano soltanto storie disegnate molto bene, scritte molto bene, con dei canoni un po' diversi, che affrontavano argomenti magari il fumetto non aveva considerato fino a quel momento. Poi, tramite Luigi Bernardi, Rinaldo Traini e appunto Aurelio Staletti, i francesi guardavano queste pubblicazioni italiane. Gli italiani sono sempre stati molto forti sul fumetto realistico, perché la scuola francese a me piace tantissimo, però adesso scoprirne i motivi non riesco a focalizzarli, francamente. Ma sono moltissimi disegnatori realistici che lavorano in Francia ancora adesso, e quindi la nostra scuola è forte in questo, insomma, quindi probabilmente erano interessati anche a questo aspetto. Abbiamo grandi disegnatori comunque noi. Porca miseria, certo. E quindi abbiamo sempre avuti, quindi poi è normale secondo me che la Francia abbia sempre attinto da noi. La cosa che mi dispiace molto è che tante cose che gli autori italiani hanno fatto magari per la Francia poi non si trovino anche in Italia, non vengano pubblicate in Italia. Queste sono le dinamiche dell'editoria. Poi questo è un settore che è sempre in crisi. Da quando ho cominciato a pubblicare sembrava sempre che dopo poco tempo non il fumetto si sarebbe estinto. Quindi, però insomma, ci sono delle dinamiche editoriali per cui una volta le cose fatte con editori direttamente con editori francesi venivano pubblicate anche in Italia. Adesso un po' meno, insomma. È vero. Che era un periodo notevole quello 70-80, con le riviste, le fanzine, anche le mostre del fumetto erano vere mostre del fumetto. Cioè io mi ricordo Expo Cartoon era una mostra del fumetto. Oggi uno fatica un po' a trovare i fumetti nelle mostre del fumetto. Ma io su questo però veramente non sono d'accordo, nel senso che adesso sono tante fiere importanti in Italia che per fortuna vedo che stanno riaprendo, perché sono importanti per il settore. Sì, la multimedialità fa parte dei nostri tempi, perché non nelle fiere? Cioè, io non ci trovo niente di male a vedere dei cosplayer che girano per... Certo, poi ci deve essere anche l'autore, la mostra, possibilmente il premio. Quello fa parte del mondo tradizionale accademico del fumetto, e per gli appassionati è fondamentale. Però se volgiamo lo sguardo verso altri mondi dell'immagine, non ci trovo niente di male, perché il mondo è cambiato. Certo. Okay? Ma i social network, quando ho cominciato io, manco c'erano sui fumetti di fantascienza. Cioè, quindi, è vero. Neanche in questo. È un fenomeno che poi qualcuno non gli piace, io lo trovo comunque interessante. No, ma anche ogni tanto forse la parte autoriale, come dicevi tu.
cioè andrebbe un pochino più curata la parte autoriale, non in tutte le fiere, perché poi ci sono alcune che magari lo curano un pochino di più e magari alcune che lo curano un pochino di meno. Insomma, Lucca per esempio c'ha sempre la sua parte di autori, di mostre, di magari, ecco, per esempio mi viene in mente, io perché ci tengo particolarmente a Romix, perché è quella della mia città, e ogni tanto gli manca questo connotato. Sta facendo delle cose comunque carine ultimamente. Voglio dire, adesso lo spazio a disposizione è stato limitato nell'ultima edizione dalla pandemia, certo. Eccetera eccetera, però per esempio mi è arrivata tutta la lista dei premiati di Romix, e ci sono tutti, insomma, da Gibi a Manara, quindi cioè, un interesse c'è per quanto riguarda l'organizzazione. Certo, si può migliorare tutto. Certo. Se fosse per me, io farei soltanto mostre e incontri con autori, però poi una mostra deve essere allestita, deve essere organizzata. Certo, non è un lavoro facile. È un contraltare che è ARF. Insomma, voglio dire, è su vero. Questo, ARF, al di là delle chiusure che ci sono state per questo disastro epocale, cioè, a me sembra che su questo non siamo indietro. Certo, in Francia ce ne stanno di più. In Francia considerano i disegnatori veramente degli autori, per cui ti trattano con i guanti, c'hai la fila per le dediche. Sono adesso a Book insieme al mio amico Eugenio Sicomoro, e c'avevamo una fila che non finiva mai, portavano i libri degli anni Ottanta. Cioè, bellissimo, si conservano tutto, quindi io non pubblico un po' in Francia e nonostante questo ho fatto dediche di tutti i tipi, passavo dalle cose di fantascienza a quelle erotiche, quindi bellissima questa cosa che si siano portati dietro le cose di qualche anno fa, no veramente di 30 anni fa. Perché esatto. Le conservano e poi aspettano, prima o poi gli capita, l'autore per farsele dedicare. Ovviamente alcune volte fai delle dediche un po' frettolose, perché se stai in una libreria, il libraio di Parigi ci ha detto dovete sbrigarvi perché sennò qui si intasa tutto, eccetera. Invece, per esempio, in una fiera io mi metto lì a fare le dediche con gli acquerelli. Ah, perché mi diverto, insomma, comunque... uno impreziosisce, ringrazia quello che ha comprato il tuo libro in qualche modo. Ecco, un difetto del pubblico italiano, che non si presenta mai con un libro, si presenta sempre lì con il foglio, tu gli fai la dedica, però venite con un libro dell'autore, insomma. Questa è una cosa molto, anche perché tra l'altro io, infatti è una cosa che o c'ho il volume o non, cioè il foglio a me rimane sta cosa che poi te la ritrovi per casa, si perde, si piega, si, non lo so, non mi dà una, quindi sono, magari... stati abituati così, quindi è chiaro che non, il libro difficilmente, cioè qualcuno te lo porta pure, ma insomma in genere ti chiedono la dedica su un foglio, quindi che lascia un po' il tempo che trova, insomma. Certo. No, mi sembra più giusto, insomma, chiedere una dedica all'autore portando il libro, il fumetto, la rivista, quello che comunque ha pubblicato, ha prodotto quest'autore, disegnatore, insomma. È vero. Poi in Italia non so mai se chiamarlo disegnatore o autore, perché è c'è ancora qualche rimasuglio del passato che considerava il disegnatore di fumetti in Italia non, insomma, un artista di secondo piano. Rispetto allo sceneggiatore? Cioè rispetto allo scrittore? Cioè nel senso l'autore in Italia è lo scrittore... Penso che anche i sceneggiatori dei fumetti un po' questa cosa la sentono, però insomma il disegnatore proprio viene considerato un autore di serie B in genere. Ok, quindi... però questa cosa comunque è migliorata, cioè, poi appunto con le mostre, le fiere, con lo sforzo anche degli editori che hanno pubblicato anche cose sperimentali, eccetera, con la pubblicazione, articoli, interviste sulle riviste, su Repubblica, sul Messaggero, eccetera. Adesso io parlo dei due giornali che leggo,
Diciamo, l'opinione pubblica considera il fumetto un po' meglio di tanti anni fa, ma non certo, perché anche in Francia era così, negli anni 60, se consideriamo tutta l'epoca prima, il fumetto era considerato un genere anche nocivo, con censure, eccetera. Poi con il lavoro, per esempio, di Claude Moliterni, che portò la mostra di autori francesi nei saloni, nei musei parigini e di altre città, con interviste televisive, eccetera, eccetera. Il fumetto autoriale firmato dai francesi, anche da autori internazionali, è partito, ma Gli hanno quindi dato una dignità che merita. gli hanno dato una dignità che merita, esattamente, Assolutamente. perché comunque il fumetto è una forma letteraria, artistica, eccetera, secondo me è importante. Assolutamente, Il fatto che anche esista nel tempo lo dimostra. perché. Certo. E qualunque tipo di fumetto, perché guardando la tua carriera, mi sono imbattuto, per esempio, nella rivista Blu, che io me la ricordo perfettamente. E che c'erano de delle cose eccezionali sulla rivista Blu. Vabbè, quelle erano le cose erotiche, sono andate anche molto bene Esatto. in Francia, avevano venduto parecchio, poi venivano vendute anche in paesi improbabili, per cui ti arrivavano degli anticipi garantiti e poi sparivano i rendiconti, cioè non capivi bene se avevi venduto o no. Però detto questo, è una serie che ha funzionato, ancora la ripubblicano. Esatto. Io francamente no, non volevo fare proprio una cosa di genere, cioè non era la mia idea di lucrare sulla moda di quel momento per quanto riguarda il fumetto erotico. Volevo rifare qualcosa legato alla fine del Novecento, con il decadentismo, con delle letture che avevo fatto. La prima cosa che ho provato a tradurre in fumetti, mi ricordo, era Il piacere di Annunzio, Ok. che vabbè, c'è un passato e anche un identikit politico che può non piacere, però, per esempio, come scrittore, secondo me, è stato un scrittore importante. Poi anche altre cose, cioè i lavori degli illustratori come Beardsley, oppure le cose che legavano tutti gli intellettuali francesi e inglesi, da Oscar Wilde, André Gide, eccetera, il libro di Pidigrilli, Cocaina e altre cose. Mi sembrava interessante, però attraverso l'erotismo, perché erano delle storie che trasudavano erotismo, attraverso l'erotismo raccontarle. Poi in mezzo ci hanno messo anche le cose che ho fatto per Penthouse, eccetera. Quindi è diventata un po' una serie dove in effetti l'erotismo è una forza trainante. Però io volevo anche raccontare un po' quel tipo di letteratura. E quindi ti Ecco. riferisci a Ex Libris Eroticis, per esempio? Sì, esatto. Esatto. Beh, io sono fatto solo quello. Poi mi è passata la pena. Il fumetto erotico è anche passato un po' di moda. Insomma, se vai nelle librerie francesi non lo trovi quasi più. Però io me lo Sì, ricordo, è un capolavoro per chi non l'avesse mai recuperato, lo Ex Libris Eroticis, perché è un vabbè, gioiello. capolavoro, non No, esageriamo. no, nel senso è un Però gioiello, è una cosa sì, particolare, non è. perché certo, perché secondo me era interessante, qualcuno ha pure criticato che era troppo stilizzato, troppo tutto basato sulla linea, eccetera, ma quella cifra stilistica mi serviva per raccontare le storie nel periodo dell'Art Nouveau, del Liberty, Certo. e quindi è stato interessante questo connubio, no? Tra la letteratura di quell'epoca e lo stile grafico di quell'epoca, che poi tra l'altro si addice moltissimo al bianco e nero, al fumetto, alla grafica in generale. Questo è stato il progetto. Poi chiaramente non può durare in eterno, non è come un personaggio che tu te lo porti dietro, un personaggio che funziona, tu lo porti dietro per tanti anni, diventa il tuo alter ego. Quella era una serie. Quindi le serie poi finiscono. Comunque, insomma, ho pubblicato quasi 300 pagine, Esatto. 4-5 libri, insomma. Esatto. Era una di quelle cose che dicevamo prima che mi hanno fatto pensare, insomma, questo lavoro lo posso fare. Esatto. Ecco, è stato un momento di svolta. E invece la parte pittorica della tua carriera? Quindi sia l'illustrazione che proprio la parte da pittore?
Guarda, la mia parte pittorica la vedi alle spalle, perché comunque io continuo a dipingere. Esatto. Non frequento le gallerie, altrimenti mi passa la voglia, cioè lo dico proprio in romanesco, passa proprio la voglia di dipingere, perché per me è un'esigenza, un'urgenza. Io dietro c'ho un cavalletto dove dipingo come rotondo, facendo delle cose più tradizionali. Poi invece come Gregorias sperimento un po' con i materiali, eccetera. Quindi stacco la spina per un'ora, 2 ore e mi metto a dipingere. Quindi, però ho frequentato anche le gallerie negli anni 80, 70, eccetera. Quindi la pittura rimane una passione. Ho cercato anche di trasferirla sull'illustrazione, però qualche volta ci riesci, qualche volta ci sono esigenze editoriali, eccetera. Quindi è un po' difficile. Però come pittore è una cosa che non ho curato a livello imprenditoriale, tra virgolette, ma continuo a frequentarla, capito? Perché Certo. mi serve proprio. Cioè, non... Bellissima questa cosa che mentre ti riposi dipingi e quindi Sì, c'è questa assolutamente. differenza tra il lavoro e magari una cosa che magari ti Anche perché rilassa posso stare oltre in piedi, capito? che... In Certo. piedi posso usare la forza bruta, perché disegnare 8 ore al tavolino è dura, quindi... Se uno comincia a fare qualcosa di manuale, di un po' più atletico, perché dipingere a tutte altre posture E si certo, rilassa, insomma, quindi questo cambia proprio la, certo, cambia proprio è... Certo. la le copertine di Volto Nascosto erano le tue. Ok, e qui c'è perché io ogni Sì. Sì, tanto ho mi baso sui provato a... siti, non è che magari ci azzecchino sempre, quindi sono sempre con No, sì, ho provato a usare le mie conoscenze pittoriche, però ho usato l'acrilico e forse ho sbagliato, perché forse dovevo usare o la tempera o l'olio, venivano più morbide. Vabbè, però alla fine poi ho vendute tutte, per cui appunto, non cioè, no, devo appunto. aggiungere qualcuno che mi piace. Quella era una bella serie. Eh sì. Io credo che per la Bonelli abbia fatto delle serie molto interessanti, insomma, da Brandon a Volto Nascosto. Poi adesso sto disegnando Tex. E a me da texiano fa enormemente piacere, quindi ne sono stracontento di questa cosa. E com'è arrivato l'incontro tra te e Bonelli? Tra la casa Allora, io editrice, cioè come. lavoravo per la Glénat all'epoca e anche per Albin Michel, ma Albin Michel poi ha chiuso il settore fumetti. Lavoravo per la Glénat, stavo disegnando, stavo finendo la storia di Pasolini, eccetera, e mi hanno chiesto di disegnare una storia iniziale di Brandon, Ok. con il character design di Roy. E niente, quindi siccome per quanto riguarda storie fantasy o diciamo legate più a un aspetto surreale, eccetera, non avevo fatto poco, quindi mi intrigava questo progetto, che è durato più di 10 anni, Esatto. comprese copertine. E Quindi certo. mi hanno chiesto un po' particolare alla serie. Penso di esserci riuscito anche lì, studiando un po' una grafica che potesse andare bene, sempre utilizzando i mezzi che conosco: la linea, il pennino, il dettaglio. Insomma, poi uno Certo. rimane sempre se stesso, però si deve adattare alla storia, perché la storia e il disegno devono andare insieme, capito? Per attirare il Per lettore, funzionare. per fare una cosa che poi rimane. È certo. Pure il lettering, cioè, dovrebbe essere in sintonia con il tutto. È vero. I colori se ci sono, certo. Certo. È certo. Ma diciamo questo incontro con Bonelli, in fondo da quando tu hai cominciato, è arrivato molto tardi. Cioè, nel senso, tu. Cioè,
conoscevo Sergio Bonelli, ci incontravamo, una persona deliziosa anche alle fiere, alle mostre, però aveva già pubblicato delle mie cose tramite gli albi dell'Isola Trovata. Ah, ok. E quindi è arrivato tardi, mica tanto, avevo 40 cioè, anni, 45. Però ero già 20 anni che disegnavi. Sì. Cioè, no, non già, tardi, cioè non era... Prima, sì, facevo anche altre cose, certo. Ero interessato magari a pubblicare delle storie brevi perché... le consideravo delle storie più cinematografiche, avevo pure un po' paura di lavorare per la Bonelli, francamente, perché cioè, devi essere veramente uno che conosce il mestiere, ok? Quindi... per questo che pensavo tardi, nel senso non era una critica, ma come a dire, la Bonelli come mai non ti avesse tirato dentro molto prima, vista la bravura? No, mi hanno chiesto delle cose prima, okay, eccetera, però per vari motivi avevo contratti con la Glénat, con Albin Michel, e quindi non è stato possibile. Esatto. Perché poi, ripeto, non puoi fare, se fai due o tre cose insieme, certo. Di solito dai delle fregature, per cui ho aspettato insomma il momento giusto, è capitato. Certo. No, era per dire che, vista la bravura, quanto disegnavi, eccetera, eccetera. No, ma mi hanno chiesto di collaborare in altre testate, cioè, senza andare sullo specifico. No, certo. Però ripeto, avevo già degli impegni, delle storie in corso, quindi non era possibile, no? E certo, se uno vuole mantenere una professionalità, dice sto facendo, è inutile farne quattro insieme e poi magari non riesco a dedicarmici al 100%, certo. Una cosa che io, a parte qualche rara occasione, non corro. Preferisco guadagnare di meno, ma cerco di non correre. Perché poi mi sento male quando le vedo stampate, quindi cerco di mantenere un livello, insomma, medio-alto. Che soddisfi te prima di tutto. Certo, oppure nonostante che c'ho una scuola, ho usato pochissimo, quasi zero, il lavoro degli assistenti. Sono un disegnatore all'antica, quindi anche se mi piace tantissimo lavorare in gruppo, in un team, però poi preferisco pubblicare di meno, fare meno cose, ma cercare di farle... al mio livello, che per tanti può essere basso, per altri medio, per altri alto, chi se ne frega, però io cerco di dare sempre il massimo. Adesso la mia non è piaggeria, però a oggi non credo che ci sia qualcuno che possa parlare di te con un livello che non sia alto. Cioè non vabbè, poi pure se parlano così, no, poi può dire mi piace o non mi piace, questo è un altro discorso, il tratto è soggettivo, però insomma no, tu devi sempre fare un discorso, tu diciamo come concetto allargato, per chi scrive, per chi disegna, anche per chi fa altre cose legate al campo dell'immagine, devi sempre pensare che la prossima cosa che fai sarà la migliore, altrimenti ti fossilizzi, ti cristallizzi nel tuo saper fare quelle cose e meno per, io non mi diverto più poi. Quindi, per esempio, sono contento del lavoro che ho fatto per Mississippi Ring, perché tanto Tex è difficile da disegnare. Ogni tanto ho fatto qualche cappellata, però prontamente, con l'aiuto della redazione, con Mauro Boselli, Giorgio Giusfredi, abbiamo sistemato, eccetera. Però poi l'ho visto la pubblicazione, sono stato coraggioso perché ho usato anche il tratteggio, un segno più realistico, quindi certo uno può fare sempre meglio, però l'impatto che mi ha dato è di un... Poi sono 340 pagine, 330 esatto. Pagine, ovviamente già arrivare... Ecco, uno che fa questo lavoro deve essere orgoglioso di aver prodotto così tante pagine senza crollare. Esatto, e mantenendo il livello per 340 tavole. Il livello, certo. Quindi, perché le cose poi si vedono pubblicate, quindi questo lavoro, magari fra due settimane ci troverò un sacco di cose che non mi piacciono, però in questo momento mi sembra di aver fatto un lavoro ottimo, insomma, quindi... Certo. Quanto tempo ha portato via questo albo?
Guarda, io questa volta ci ho messo un po' più dei miei soliti standard perché intanto perché Tex, poi perché l'ho fatto in un momento particolare della mia vita, e poi c'è stato il Covid, ho avuto problemi familiari, però ci ho messo 3 anni e mezzo, insomma, che è una Ok. No, perché pensavo a quello che insomma. dicevi tu 2 secondi fa. Uno comincia delle tavole 3 anni e mezzo prima, dopo 3 anni si trova a fare le ultime tavole. Certo. È difficilissimo, cioè, portare lo stesso livello, lo stesso tratto, la stessa per 3 anni e mezzo è veramente un lavoro difficile, insomma, C'è nel un senso. metodo, secondo me, che è quello che ho usato io. Ogni volta che cominci delle pagine nuove, guardi le fotocopie di quelle vecchie e quindi te le studi, cerchi anche di guardarle sul computer perché con la riduzione capisci meglio. Certo. E quindi cerchi di mantenere quello standard per più tempo possibile. Anche se hai voglia di cambiare stile, se una storia così lunga non è il caso di farlo, cioè cerchi di mantenere più o meno la stessa ricerca che hai fatto nelle prime Certo. pagine. Questo È certo, è il assolutamente. fatto. E invece le mie due grandi malattie sono il fumetto e il cinema. E ho scoperto tutta la tua parte di collaborazione cinematografica, che io non sapevo, della mia ignoranza non sapevo. Come è arrivata questa? È una passione anche tua per il cinema o è stato comunque lavori fatti? No, guarda, io ho fatto degli storyboard anche uno insieme a Paolo Morales e con questi storyboard per la Rai, eccetera, sono stato contattato da una casa di produzione che all'epoca era la Carolco, che poi credo che adesso sia chiusa, Sì, non c'è quella più. di Corsari, quella casa di produzione, dove stavano mettendo, diciamo così, stavano mettendo in cantiere un film che si chiamava Crusade, Sì. poi un film che non si è più fatto, però è andato veramente molto avanti. Lì ho conosciuto Milena Canonero, Grandissima. l'unidecorata costumista Esatto. che mi ha visto disegnare, ha visto anche la velocità, che i fumettisti sono utilissimi nel cinema perché sanno fare tante cose velocemente, sanno fare uno storyboard. Io negli anni in cui ho lavorato a Cinecittà mi hanno utilizzato come storyboardista, come illustrator, come concept artist, come decoratore. Ok, ho dipinto anche delle stoffe, cioè proprio perché per il fumettista sa fare tante cose, e poi conosce anche il cinema. Non è detto che poi tutti i fumettisti siano, tu perché sei pittore, illustratore, fumettista, poi magari non è detto che tutti riescano a fare o a spaziare con buoni risultati in tutti i Magari campi, però insomma. usare tecniche e materiali legati all'artigianato, alla pittura, no, però Certo. se gli fai fare una scenografia o un disegnatore la sa fare. Magari è anche un modo per fare qualcosa sui generis, capito? Certo. Dai soliti ne scenografi che lavorano soltanto solo per il cinema. Comunque, lì ho conosciuto Milena, quindi abbiamo cominciato a collaborare in questo film. Poi siamo diventati amici. Mi ha richiamato per altre produzioni, il cinema, il teatro, anche qualche spot pubblicitario. Ovviamente lì disegnavo di meno perché mi sei impegnato per 3 o 4 mesi, ti chiamano pure alle 3 di notte, insomma, quindi. Sì. E il problema è che siccome comunque avevo parecchio lavoro, però Cinecittà già cominciava a avere dei problemi con queste grandi produzioni. Infatti l'ultima è stata Gangs of New York. E lì sarei arrivato. Sì, e poi sono più venuti perché un po' per vari motivi, adesso io non No, conosco il certo. retroscena, però hanno preferito andare, che ne so, nel Nord Africa oppure nei paesi dell'est, eccetera, forse perché spendono di meno. Quindi non venendo le grosse produzioni
in Italia e quindi a Cinecittà, il budget era ridotto, quindi due, tre illustratori che sono, se è uno standard dei dipartimenti di produzione americana, non c'erano più. E quindi io non avevo mai smesso di disegnare fumetti, sono tornato al fumetto, quindi, anche perché mi avevano anche proposto di andare a vivere a Los Angeles. A me Los Angeles un po' mi spaventa, non amo New York, cioè, mi piace tantissimo, ci sono stato, eccetera. Però forse è colpa di Tarantino, Los Angeles mi perprime, quindi ho Diciamo che preferito. Los Angeles è tutto uguale, cioè a parte alcune zone, se uno va a Venice Beach o se uno va all'osservatorio, il resto è 7-Eleven, Starbucks, Sì, non capisci tutto è stato male. Guarda. se ti prendono e ti lasciano in un punto qualunque di Los Angeles, tu non puoi capire dove sei se non sei di lì, perché è tutto uguale, la parte metropolitana è tutta uguale. Vabbè, comunque dai, forse probabilmente sto esagerando. Io non ci sono mai stato a Los Angeles. Io sì, tre Mentre volte. io anche sono stato benissimo, ma a Los Angeles non ci sono mai stato. Però i racconti di disegnatori oppure del personale che lavorava in queste produzioni, che mi raccontava che a Los Angeles giri per i vicoli, trovi bande di messicani, insomma, alla fine ho detto, vabbè, ma perché insomma, Perché vivo a andarsela a Roma. rischiare così? E per Gangs of New York, che cos'era? Storyboard? No, per Gangs of New York io ho fatto il disegnatore di scena e infatti se tu riesci a beccare una parte che è piccolissima, mi vedo dietro gli attori con un cilindro che disegno. Perché gli americani se gli serve un pompiere chiamano un pompiere vero. Quindi eravamo tre o quattro disegnatori, compreso Giancarlo Caraguzzo, Paolo Morales, eccetera, che facevamo i disegnatori sul set. Perché quando c'era un processo, un'esecuzione, all'epoca si usavano i disegnatori. Ho Certo. fatto un sacco di disegni che poi non se ne è visto nemmeno uno. Sì, quelli di Paolo sicuramente, perché Paolo lavorava anche con il dipartimento di scenografia. È stata un'esperienza un po' positiva, un po' negativa, perché intanto mi hanno messo un cappello, un cilindro e un costume e mi sono trovato in mezzo a attori famosissimi, eccetera. Però non era, cioè non sapevamo che ruolo avevamo, se eravamo delle comparse, dei generici o boh, chissà cosa. Però quelli che in qualche modo dirigevano le comparse erano abbastanza tosti, per cui dopo un po' diventava, perché poi dovevi girare il giorno dopo, quindi ti schedavano, eccetera, ti chiamavano alle 4 di mattina, insomma, una cosa che non ripeterei, francamente. No, però è una bella esperienza, un bel ricordo, penso. Sì, un bel ricordo, sì, come no, certo. Uno si trova in un Lui era film l'ultima di grande Scorsese. produzione che è arrivata Certo. qui a Cinecittà. Adesso spero che ne arrivino delle altre, perché Ce lo Cinecittà auguriamo. rimane sempre un luogo magico. Un'eccellenza nel cinema, certo. Però bellissimo, adesso dopo questa chiacchierata, tutti col DVD di Gangs of New York a cercare Rotundo sullo sfondo, perché ormai diventerà adesso Rotondo dove? Tutti i capellini? lo devo cercare questo pezzo e magari lo metto nella intro o sul Guarda, finale. è il pezzo dell'impiccagione, per Ok. cui vedo dietro mentre disegno, stavo vicino a Cameron Diaz che si guardava l'impiccagione, poi ho visto come gira Scorsese e quello è stato interessante, che lui mette veramente delle unità un po' dappertutto, quindi che ne so. Ripasso da lontano, quindi poi in montaggio ha veramente una scelta. Chiaro che magari lui se lo può permettere, però c'ha una varietà talmente vasta che materiale di tutte le angolazioni che gli consentono di. Ti Poi può... la scenografia è stata fatta da Dante Ferretti, ancora c'è, mi sa, dentro sì. Spettacolo, Cinecittà, era bellissima. beh, Dante Ferretti, capolavoro. Beh, penso che già trovarsi in un film di Scorsese, ma vederlo dirigere gli attori dal vivo, penso che comunque è un'esperienza sì che... Lui stava un po' in disparte, poi veniva certo. ringraziato
gli autori, diciamo che preparavano il set già molto prima, però veramente tante unità, cioè, sorpreso questa cosa, che di solito Certo. sono 2 o 3 unità, invece qui lì ce n'erano veramente 5-6, forse anche di più. In modo che lui Era poi si possa montare. una macchina presa che scendeva dall'alto, non era un dolly, era proprio una macchina presa che scendeva dall'alto. E E vabbè, beh, non è quello stato sc uno dei film più belli, Gangs of New York, però insomma, sempre un film di Martin Scorsese. Esattamente, sempre una bella produzione. L'altra parte che mi premeva toccare era questa qui. E non ho scelto a caso una tua copertina per questa che è la rivista di fine corso. E io ti ho sentito parlare in questa chiacchierata che abbiamo fatto Tu sei stato a scuola, no? sì, ho ripreso proprio te che parlavi nell'Open Day, il penultimo che avete fatto, perché poi ne avete fatto un altro adesso a settembre o a ottobre, mi sembra. Ce n'è Sì, stato un altro. Io invece adesso era quello estivo. quindi Esatto. gli open day sono vitali per le scuole, Però perché siamo stati i primi, devo essere sincero, se non sbaglio, i primi a farlo, però è anche un rapporto diretto con quelli che si vogliono iscrivere. Allora, dico subito che la scuola per me nasce come una passione, è perché quello che volevo sembra. dire, sentirti parlare, si capisce che ti piace condividere la passione per il fumetto, per l'arte. Cioè, sì, allora il discorso è molto semplice. Se non, era soltanto un business, non avrei continuato a disegnare fumetti. Ma qui lo dico anche per i miei soci, perché nasce proprio come un'esigenza di creare un'agora per gli autori qui a Roma, che poi si è trasformata in una scuola perché c'erano già altre scuole che erano anche ottime, no? Ne erano diverse anche in altre città italiane. Però volevamo vivere insieme, lavorare insieme, perché fare il mestiere del disegnatore e stare da solo a casa mesi e mesi diventa tosta. Eh sì, Non è, è un lavoro non, solitario. è troppo solitario. Cioè, uno se deve, non puoi aspettare soltanto che ti invitano a qualche fiera. E quindi ci siamo inventati questa cosa per fare qualcosa di bello insieme. Con l'appoggio di Sergio Bonelli, che ha fatto la pubblicità sia su Dylan Dog che su Tex, e quindi ci ha fatto un regalone. Eh certo. E poi abbiamo cominciato, chi poi se n'è andato, poi chi è rimasto, insomma, come associazione culturale, abbiamo cominciato a rivedere i programmi, inserendo anche cose che non legate specificamente all'insegnamento classico dei fumetti, cosa che io auspicavo perché quando andavo all'Accademia mi piaceva questa scuola dell'Ottocento che c'era a Londra, che era le arti e i mestieri, che provavano a trasferire gli elementi artistici delle gallerie sull'artigianato, no? Sulla riproducibilità dell'opera, sui mobili, sulle arredi, sui libri. Quindi su questa cosa abbiamo basato la filosofia della scuola. Io pensavo di chiuderanno dopo, e poi è attecchita da sola, cioè non... E quindi io Perché continuo c'è la a passione alla base, secondo me. lavorare. Vabbè, adesso questo c'è, ci siamo fatti un nome, lavoriamo bene, i collaboratori, i soci, gli amici con cui lavoro sono tutti bravissimi. E abbiamo un buonissimo rapporto con gli allievi, cerchiamo di stare anche sul pezzo, aggiornati, le cose che succedono, eccetera. La cosa è stimolante perché abbiamo fatto mostre. Una addirittura, grazie specialmente a Alessandro Ruggeri, Stefano Santarelli e altri appunto soci della scuola, abbiamo fatto anche una bellissima mostra al Palazzo di Esposizioni, una mostra sui fumettari romani. Ok, ecco, anche lì ho usato un po' la mia conoscenza pittorica per fare il manifesto. Quello, devo essere sincero, poi alla fine è riuscito, perché l'ho fatto proprio di getto, senza vincoli, quindi mi sono proprio liberato. Quindi tutta questa roba qui continua. È chiaro che abbiamo anche gente che lavora in pianta stabile a scuola, quindi è diventata anche una responsabilità. Però io non la mollo perché mi fa sentire attaccato alla realtà, al mondo giovanile. Io ho anche 2 figli, quindi dice, ma
perché ti serve? Serve perché devi capire quello che leggono, quello che a cui sono interessati. C'è anche, adesso dico una stronzata, una missione, cioè fra virgolette, perché certo. La cosa che perché questo poi ha creato una serie di produzioni che ho fatto io, ma anche altri amici, colleghi, di dispense di libri, eccetera, su vari argomenti, perché parli con questi ragazzi e capisci che non conoscono la storia dell'arte, non conoscono il cinema, o conoscono pochissimo, e invece la memoria è fondamentale per quanto riguarda la creatività, quindi c'è anche un ruolo formativo, almeno ma anche proprio credo gli autori del fumetto, cioè quanti ragazzini di 14-15 anni oggi sanno chi è Pazienza, per esempio. Esatto, sì, c'è, cioè, ovviamente su una classe di 20 persone, 2-3 sono proprio dei fan sfegatati di Pazienza, gli altri certo. Non sanno proprio chi è. Esatto. Okay, ci proviamo, magari io parlo più di altri autori, essendo più anziano, invece qualche altro insegnante più giovane parla di Pazienza oppure di Zero Calcare, cioè comunque è un modo per... Io ci trovo qualcosa di positivo. È ovvio che gran parte dei ragazzi che passano a scuola, ma succedeva anche all'Accademia quando la frequentavo io, non diventeranno dei professionisti, perché c'è una selezione naturale, certo. O legata anche ai cambiamenti. Quando uno è giovane cambia idea, io volevo fare il chitarrista, poi mi sono accorto che ero negato e invece sono messo a fare altre cose. Però la chitarra è rimasta. La chitarra è rimasta, sono però veramente terribile, anche se non ho il tempo di allenarmi e poi non ho il senso musicale, un orecchio musicale, quindi ho fatto benissimo a lasciar perdere. Ma quindi è chiaro che c'è una selezione e in pochi arriveranno al professionismo, non solo nel fumetto ma anche in altri campi dell'immagine. Ma però questi anni che passano nella nostra scuola o anche in altre, secondo me sono molto formativi. Mia moglie dice sempre che mestieri, no? Certo, mia moglie dice sempre che gli anni che ha passato da voi sono i più belli della sua giovinezza, della sua certo, ringrazio da parte mia. È stata benissimo, li ricordo sempre in maniera proprio un bellissimo ricordo, insomma, proprio come ambiente. Ecco, quella è la cosa che è quella, secondo me, è fondamentale, insomma, che non sia certo. Tu hai parlato di Agorà, non a caso, certo. Insomma, nel senso che non sia proprio una scuola, ma sia guarda, noi abbiamo varato un laboratorio, cioè oltre alle lezioni curricolari, abbiamo varato un laboratorio proprio per far incontrare gli allievi. In questo laboratorio, che tra l'altro è gratis, passano continuamente. Adesso poi con la pandemia purtroppo abbiamo dovuto modificare, però c'erano pittori, scultori, si presentavano libri, fumetti, eccetera, e i ragazzi sceglievano anche loro la lezione, perché c'era una specie di menu didattico dove uno sceglieva quel giorno cosa fare, un po' come la scuola Saranno Famosi, no? Dove sì. Uno decideva quale insegnante seguire, quale... Quindi era un modo anche per creare un ambiente piacevole a chi si iscriveva a scuola. Certo. Adesso, e sono usciti anche molti talenti da questa scuola comunque. Tante cose sono cambiate. Sì, sono usciti veramente molti disegnatori, illustratori, insomma, che certo. Lavorano. No, non un esercito, perché non sarebbe nemmeno logico, nel senso che... sarebbe sospetto se fosse un esercito, certo. Sarebbe strano, nel senso, ma io quando ho fatto il liceo artistico all'Accademia, ma io non ci pensavo proprio a quale lavoro dovevo fare, cioè ho fatto questo percorso formativo tra un'occupazione e l'altra. L'Accademia ho fatta bene o male, con dei difetti, pensavo soltanto di imparare delle cose, punto. Poi è diventato un mestiere? Sì, perché invece di fare il pittore, poi essendo bravo anche sul figurativo, mi sono spostato sui fumetti, sull'illustrazione, ma non lo sapevo all'epoca. Cioè, se c'è qualcuno che nasce già con l'idea di fare quel tipo di vita, non, o di lavorare in quel settore, io ho scoperto strada facendo.
E così la maggior parte dei ragazzi che si iscrivono, tutti dei diciottenni, ventenni, magari Certo. scoprono anche che non sono portati per il disegno, quindi la scuola serve anche per quello. Però almeno lo Vabbè, sai, però almeno lo certo. sai. Se hai provato e ti sei misurato, almeno lo La sai, insomma. scuola è stata una bella esperienza, come le altre che abbiamo, cioè abbiamo, ho omesso tutti i periodi negativi, perché comunque in una carriera ci sono momenti in cui non ti va di lavorare, oppure disegni male, oppure guadagni troppo poco. Questo però ovviamente E come si fa a superarli? è del mestiere come questo, di un Cioè, questo come te fanno lo direi. a non farsi abbattere? Dio, vabbè, a questo punto mi Fai trovo. venire la voglia, ti rimbocchi le maniche e ti fa venire la voglia. Se non, se non ti viene un'idea, cominci a sfogliare libri, guardare film, cioè, diciamo che poi uno si appoggia anche al mestiere col tempo, però cerchi di reagire in questo modo. Oppure, che ne so, se in un momento non c'è lavoro, con la tua cartellina, adesso magari con le email, ti cerchi lavoro da qualche altra parte. Non lo so, questo è il Certo. metodo che ho usato fino adesso io, nel senso che non potevo fare nient'altro se non il disegnatore, quindi ti becchi sia il bene ma anche il male. Certo, perché Però sono diciamolo, state. non è che tutti i giorni uno si siede al tavolo di disegno e c'ha la voglia smodata di Assolutamente disegnare. no, Certo. non dico che devi essere uno stacanovista, però devi avere una tua disciplina, perché comunque il disegno è disciplina, e stare al tavolo di lavoro come ci stanno tanti. Impararsi a fare un mestiere e praticarlo seriamente è la cosa importante, Certo, secondo me. sicuramente, Poi ci qualunque sia. sono più azioni che cose negative, quindi alla fine questa cosa almeno per me ha pagato. E Almeno fino ogni adesso. cosa positiva, per esempio, non lo so, uno Yellow Kid, un Romix d'oro o comunque una pubblicazione a cui tenevi particolarmente, poi ridanno lo slancio poi per il periodo successivo. I premi. No, i premi fanno molto piacere. Io ne ho presi diversi, compreso l'ultimo, il Romix d'oro, ringrazio appunto Romix. Però c'è sempre un chiacchiericcio dietro sti premi. Allora, Di quelli che diciamo, non lo vincono. è una soddisfazione personale. Però ti giuro che io, avendo lavorato con Milena Cannonero, quando si vince un Oscar, aumentano i budget, i cachet, aumenta la popolarità, ti chiamano più. Cioè, un premio nel cinema ha un valore reale. Cioè, nel fumetto lo scordano dopo una settimana, quindi insomma. È vero, questa cosa, quando si lancia un film che, con il premio Oscar Nicolas Cage e quindi, cioè, come a dire, guarda che ti sto vendendo un prodotto, mentre non c'è mai stato, è uscito il nuovo Maxi Tex con lo Yellow Kid Massimo Rotundo. No, ma all'inizio lo mettevano pure, ma hanno messo una volta il premio sulla copertina, no? Ok. Diciamo, elemento che poteva interessare di più, ma forse non ha funzionato, ma non solo per me, No, perché in il generale. lettore dei fumetti non gliene frega niente. Mentre io mi ricordo che Milena Cannonero mi raccontava che quando ha vinto l'Oscar per Barry Lyndon, poi gli sono arrivate proposte sempre più invitanti. Certo. Beh, Quindi per è chi un non premio. fosse. Allora, nei fumetti è un premio che ti dà una grande soddisfazione, pensi di meritartelo, che comunque è un regalo legato alle cose che hai fatto, te lo sei meritato, eccetera, eccetera. Poi dopo 2 giorni ti devi dimenticare tutto, perché ti rimetti al tavolo di lavoro e produci altre cose. Ok, questo è, secondo me, È vero, l'elemento. e per chi non lo sapesse, ne ha 24 di Oscar Milena Cannonero. E quindi, tanto per far capire, magari chi non è appassionato di cinema o chi non è appassionato di quella parte tecnica del cinema, che è fondamentale, perché Barry Infatti io Lyndon, i costumi sono certo. sono. Vabbè, una costumista bravissima. Io ho fatto, diciamo, un po' di cose con lei,
facendo lo stretto collaboratore, ti dà anche la libertà creativa di inventarti cose tue, eccetera. Ma io mi chiedevo perché non gli era stato dato un premio, per esempio il Quirinale che dà un'onorificenza a destra e a manca. Oh, dopo un mese l'hanno chiamata al Quirinale, adesso non so se è diventata. Non, non, le onorificenze femminili non me le ricordo, però insomma è chiaro, un'italiana che lavora. Adesso lei penso che vive a Los Angeles, ma c'è anche una casa qui a Roma. Mi sembrava incredibile che non Certo. questa cosa fosse riconosciuta. E certo, Quattro Oscar. tu hai citato prima Dante Ferretti, ma mi viene in mente Giuseppe Rotunno, direttore della fotografia. Insomma, sono persone che hanno fatto la storia del cinema, insomma, nel senso che hanno Il fatto, cinema italiano è stato grandissimo. esatto, sia qui che anche esportando talenti. Sì, certo, è stato veramente Assolutamente. grande. Ha L'ultima inventato il curiosità. genere. Cioè, ha inventato anche vari generi, ne ha inventati. E l'ultima curiosità, tu disegni in digitale o su carta? No, io disegno su carta, Ok. però so usare un po' Photoshop e so inchiostrare con Procreate. Però abbiamo deciso insieme che era meglio che il Tex fosse disegnato in manuale, perché in effetti per il genere western penso che sia più adatto come. Però io non sono per niente uno strumento il digitale, tanto Certo. quanto la matita e il pennello. E nonostante che non ho fatto mai nessun corso e non ho delle conoscenze grandissime con i vari programmi, eccetera. Ho imparecchiato rompendo le scatole a destra e a manca, rubando con l'occhio qua e là. Quindi, se devo inchiostrare un fumetto con Procreate, lo so fare. Ok, con Certo. l'iPad lo so fare. Ma Ok, certo, ci quindi metto c'è. allo stesso tempo, non è che. Certo. No, mi incuriosisce sempre questo rapporto, poi come uno si avvicina, chi lo usa di più, chi lo usa di meno, chi non lo usa per niente, chi lo usa solo il Il digitale. discorso è molto semplice, l'equazione è facile, poi magari chiudiamo perché questa intervista, se no, se diventa lunghissima, poi non te la sente nessuno. Mi sembra che sono usciti fuori argomenti interessanti, che di solito quando uno fa un'intervista ripete un po' le solite cose, eccetera. Invece abbiamo parlato liberamente, forse è la cosa migliore. Quando uno usa il digitale, sia se per esempio usa un programma ZBrush per scolpire in 3D oppure per Photoshop per colorare. Ma se non sai colorare, non sai scolpire, il programma non ti serve a niente. Esatto. Okay. Cioè, se tu sai modellare con la plastilina, poi puoi modellare anche in digitale. Quindi è uno strumento Esattamente. bello, moderno, che avrà magari anche un futuro con altra tecnologia, però rimane sempre il discorso che a matita Ah, io sono e tradizionalista, quindi la non destra. nego l'arrivo del digitale, non lo è, però pensare che ecco, per esempio, che del Tex che tu hai disegnato, del Maxi Tex, non ci siano le tavole fisiche, a me mi prende male, insomma. Quindi adesso in questo caso ci sono, però pensare che tanti autori che per esempio disegnano in Bonelli disegnano solo in digitale, quindi non esisteranno mai le tavole fisiche e quindi non esisterà mai il tuo. È una scelta. È Poi il certo. digitale poi offre anche delle soluzioni, eccetera. Poi per alcuni generi è fondamentale. La colorazione ha avuto uno sviluppo fondamentale, eccetera. Quindi è uno strumento, dai. Non, ovviamente non rimane il manufatto, ma devi anche pensare che la produzione sterminata di alcuni autori, pur non essendo un disegnatore iper prolifico, e comincia ad avere veramente tanti cassetti pieni di roba, ma tutta sta roba poi a chi la vendi, cioè una montagna veramente di tavole, di illustrazioni, di sketch, di disegni. Tanto per il cartone animato che ho fatto per la Rai insieme a Giuseppe Laganà e Claudio Bruni, c'ho veramente una cassapanca piena di disegni. Quindi non esagerare. Se a me mi capita di fare una cosa in digitale dove non rimane Dici l'elemento una volta tanto. cartaceo, chi se ne frega, insomma, dai. È stata una bella esperienza quella dell'animazione?
Sì, guarda, tutte le esperienze sono belle, poi dipende sempre con chi ti confronti, se ci vai d'accordo, se stai in sintonia, eccetera. Io ho avuto la fortuna di confrontarmi con Giuseppe Laganà, che aveva un'idea teatrale dell'Odissea, e quindi ma io ho dovuto imparare alcuni schemi, perché non si finisce mai di imparare, su quello non c'è dubbio. Invece di disegnare in maniera magari troppo leziosa, troppo barocca, ho dovuto schematizzare e rendere geometrici i disegni. Però, unendo le esigenze di rappresentare una Grecia arcaica, realmente nelle scenografie, e la sintesi del disegno, queste due cose si sono unite insieme, per cui abbiamo trovato una chiave. E niente, ho fatto veramente tantissimi disegni. Non, ogni volta che erano 26 puntate, ogni volta che mi capitava una puntata, sapevo dove andare a guardare, come rendere magari teatrale e ovviamente animabile un personaggio o una situazione. Certo, Sì, è certo. stato divertente, come no? E Poi non io. si parlano più cartoni animati in Italia, quindi. Quello, ma soprattutto adesso è tutto digitale, questa Sai è che è la. meglio che andavo a Los Angeles. Sì, e comunque è tutto digitale, questa animazione 3D. L'altro giorno parlavo con mia moglie, diciamo, ci manca l'animazione 2D, ci manca l'animazione, perché ormai passa tutto in digitale, tutto in animazione 3D, e ci manca questa cosa del disegno, del. Ma questa cosa che ho fatto io era un misto, c'era anche il 3D, no? Le animazioni le hanno fatte in Corea, quindi hanno inserito il mare digitale. Se si riesce a fare un po' un surrogato tra le due cose e riuscire a unirle insieme sarebbe la cosa migliore. E devi essere bravo lì però a riuscire a mixare, cioè ci deve essere uno staff proprio per non far Certo. vedere uno scostamento tra il disegno e il digitale, insomma. Quindi Certo. io ti ringrazio enormemente perché è stato un piacere enorme. Io ti leggo da anni e poter avere il privilegio di parlare un'ora da solo con te, prima di tutto è egoismo mio, quindi è stato un piacere enorme per me e adesso lo riverserò a chi mi segue sul canale e quindi sarà per me una gioia proporlo anche appunto a chi Vabbè, mi segue. speriamo di non aver annoiato, dai, No, perché comunque assolutamente. è un'intervista lunga. Assolutamente, però abbiamo toccato il cinema, la produzione, gli aneddoti sul set, quindi insomma, secondo me la gente sarà incollata per tutta la durata della chiacchierata. E, grazie mille, e non abbiamo toccato la parte teatrale, non abbiamo, solo che tu ne hai fatte troppe di cose, quindi Vabbè, alcune sono state tutto. toccate fuga, dai, non Esatto, è. però Cioè, insomma, vabbè, è non. sempre un'esperienza, insomma, come Io dicevamo sempre prima. come disegnatore poi ci ho lavorato, Certo, sempre certo. come con la capacità artigianale di utilizzare la gomma pane e la matita, ok? Certo. Quindi è sempre quello, insomma, il ruolo mio è quello, E volevo incollato. ricordare, chiudendo, lo splendido, incredibile manifesto per Lucca 90, mi pare. Sì, la scuola Esattamente. da te, che quella è stata poi l'immagine che abbiamo usato per la scuola. Quella è Esatto. stata un'idea comune nello studio di Traini, che è servita per fare il manifesto di Lucca 90. Un manifesto di un periodo, secondo me, di un'epoca. Sì. Proprio, sì. Adesso non so se sarebbe attuale proporre un manifesto del genere. Comunque, Però l'ho per fatto. me mi ricorda proprio un pezzo di storia. Grazie mille, grazie davvero, è stato un piacere enorme. Grazie, è stato un piacere. Ciao a tutti.